qui qua. Devo rimontare a 2 metri degli artisti, così dice il decreto. Vabbè. Allora, il caso di Tommaso Molisana, l'avete capito ovviamente perché le radici sono dove l'abbiamo vista, diplomatasi in scultura all'Accademia delle Arti di Roma, consegue poi all'IED di Venezia un master di cinema da reale e poi il diploma al centro sperimentale e fa tanti corti ovviamente che partecipano a tanti festival. Prego. E vince il terzo settore di Emilia Romagna Festival di Televisione Italiana, va al Giffone Film Festival e ovviamente questo è il primo film che viene presentato alla Festa di Roma, Alice nella città. Abbiamo fatto una chiacchierata un po' anomala perché con questi problemi abbiamo anticipato moltissimo prima, diciamo, di questo... di questa forte impronta autobiografica ovviamente di questo film e di questo fortissimo rapporto con la terra natia, con questo Molise, con questi borghi, con questa campagna, l'orto degli ulivi che è veramente quello del nonno, la casa che è veramente quella della mamma, la mamma che è diciamo appunto la vera madre, le zie, eccetera. Allora, raccontaci un po' di questo Molise, di questo ritorno prustiano alle origini. Allora, il fatto che ogni persona costretta ad andare via dalla propria terra mantenga costantemente un legame con questa, è evidente. Diciamo che il Molise è una specie di tesoro di piccoli villaggi in cui c'è molto poco, ci sono molti paesi che possono, diciamo, possono avere 200 e 1000 persone, ma voi capite bene che è impossibile lavorare lì, quindi tutti, spesso, molti giovani vanno via e questo lascia comunque un sentimento di nostalgia costante e nella mia, cioè tornando alla sincerità di cui parlavamo all'inizio, non potevo non raccontare questo, un sentimento di nostalgia più che altro. Ma hai ritrovato questi posti, quindi li hai sempre pensati in questo tipo? Ma diciamo che la maggior parte delle storie a cui io lavoro partono da lì, anche quelle che scrivo adesso. Poi diciamo possono mutarsi, però nell'osservazione ravvicinata di tutte queste persone che io che ho potuto amare nella mia vita, io davvero ho trovato tantissimi caratteri diversi, è stata la mia prima scuola di teatro. Cioè, quella capacità manipolatoria delle persone me l'hanno data loro. Perché quando si vive in posti molto piccoli, tutti sono costretti a recitare una parte. Cioè, non ti puoi nascondere. E quindi io ero piccola e vedevo le stesse persone cambiare di colpo un minuto prima di essere totalmente drammatiche, poi comiche. E poi magari io camminavo da bambina e ascoltavo le loro storie di bugiardate, no? E tutto questo era una grandissima e costante commedia dell'arte. E questo. Allora, ho due curiosità. Primo, perché questo finale su un ponte a Bari invece che nel Molise? E poi abbiamo visto una cosa che non è proprio scontata, cioè abbiamo visto questo nonno che ha una apertura di idee, che è molto più avanti di tanti altri, forse anche più avanti dei tanti politici che pensano di dirci come dobbiamo vivere, è proprio reale questo, è proprio quello che ti è successo.
rispondere alla cosa più semplice, il ponte a Bari, per prima il ponte a Bari è lì perché per questioni produttive è questa un'opera prima abbastanza complessa perché aveva più location e quindi quello che doveva essere la parte diciamo romana dove tutti si incontravano, che doveva essere la tangenziale est, come una sorta di nuovo popolo che avanza senza vergogna, che sarà a Bari. Il personaggio del nonno merita una riflessione in più, nel senso che nella mia esperienza, un'esperienza che credo che voi molto spesso avete, è che le persone che ci sono accanto, i nostri vicini di casa, i conoscenti, sono molto più avanti di come sono rappresentati, soprattutto perché applicano una intelligenza emotiva che è molto diversa dalla costruzione delle sovrastrutture sociali legate a interessi politici. E quindi spesso, e non solo in Italia, ci dipingono diversamente da quello che noi siamo. E soprattutto dipingono in maniera sbagliata le persone che non hanno dei totali mezzi di espressione. Cioè si fa molto presto a dire che qualcuno è ignorante solo perché non è laureato, oppure si fa molto presto a dire che i contadini o le persone che hanno avuto meno possibilità sono retrogradi, ma anche questa è una commedia dell'arte ben costruita. E invece nella mia esperienza, ma credo che nell'esperienza di molti, non è così. Cioè, le persone sono molto più, hanno un valore più grande di quello che noi gli attribuiamo, persone che hanno ancora più di vedere. Nella storia reale questa cosa non c'era, ma cioè perché per fortuna non è molto bisogno, ma tutto il paese ha preso parte attiva di questo processo, tanto che si sono messi tutti veramente a disposizione ed è stata come una riflessione collettiva sui diritti. E le prime proiezioni, ormai di 2 anni fa, sono uscite fuori persone di 80-90 anni e proiettavamo questo film in cinema di paese, perché non c'era un cinema, più vicino era 30 km, e c'erano 3, 4, 5 file, tutti insieme per dimostrare che avevamo fatto 6 spettacoli in un giorno, e non andavano via, perché loro mi volevano dire in qualche modo, anche io sono come te, e se non sono come te ho avuto un'amica o un amico che ha sofferto tanto, oppure molte donne mi hanno detto, una in particolare che non dimentico, se avessi saputo che questa vita era possibile, forse avrei preso meno mazzate, come dire, perché molti matrimoni sono stati forzati in un'epoca differente. E quindi questo. Ok. Allora, purtroppo diciamo i tempi si sono un po' allungati, avete visto, e diciamo, però abbiamo parlato molto prima, quindi abbiamo un po' recuperato. Allora, c'è tempo forse per una domanda da parte vostra, una curiosità, anche un apprezzamento, non apprezzamento, diciamo, un film particolare, coraggioso, anche cinematograficamente, diciamo, molto interessante, no? Con delle soluzioni anche visivamente molto, molto particolari, con due attrici straordinarie. Qualcuno di voi vuole fare un apprezzamento, una, insomma, un giacchino, perché no, ecco, una... Prego, ora le limite, Nico, vai. Voce alta, sentoria, vai. Dunque è vero, come ha detto lei, che c'è una leggerezza in questo film, si vede nel rapporto, questo è molto coraggioso, molto leggero e quindi molto appetibile alla visione di più persone, questo è un pregio del film. Grazie. Beh, è un apprezzamento. Grazie mille. Sì. Su questo aspetto ho cercato di lavorare molto, perché quando si parla di si interpretano dei traumi, che evitiamo traumi, delle cose che noi abbiamo vissuto, in prima persona, ascoltato, spesso noi tendiamo a drammatizzarli e quindi ci allontaniamo dalla realtà. Molto spesso le nostre cicatrici potrebbero essere anche più piccole, ma noi le viviamo in un modo gigantesco. Allora, quello che ho cercato di fare sempre di fare un passo indietro e sorridere di quello che magari mi era successo, delle sventure, e portare la parte più leggera
nel film, proprio perché per me era importante, quindi, che questo film, ma che il cinema tornasse ad essere quell'arte popolare per cui ormai quasi 120 anni fa è nata, cioè di incontrarsi, di chiacchierare e di affrontare dei temi o delle vite che sono proprio quelle accanto alla nostra, non per forza i supereroi che sono meravigliosi, ma forse i supereroi siamo noi che cambiamo e ci adattiamo a questa società. Allora, se non ci sono altre domande, faccio io l'ultima, e però anche dal punto di vista cinematografico, io abbiamo visto due attrici straordinarie, Linda Caridi, che interpreta il tuo ruolo, e Maria Loredana. Maria Loredana, noi siamo molto affezionati, perché insomma un po' l'abbiamo forse tenuta a battesimo con diciamo Piccola Patria, un'altra opera prima, e poi l'anno scorso c'è stata anche In Beate di Armando Zarmandini, quindi è un'attrice diciamo molto brava e che ha una grande sensibilità anche per le opere prime, per le opere diciamo auroriali. Quindi come l'hai scelta e come ci hai lavorato? Maria Loredana, diciamo, tu citavi Piccola Patria, sono stata io a presentare Maria Loredana ad Alessandro Bruschetto, con cui studiai. Abbiamo fatto 100 sperimentali insieme ed è diciamo, una parte importante di me, perché in un film così, come avete visto, c'era bisogno di persone, se vogliamo, con una follia ancora più grande della mia, una follia sana, perché Maria Loredana ha dei caratteri molto diversi da quelli che abbiamo utilizzato nel film, recita il suo opposto praticamente. E quindi bisogna essere coraggiosi. Linda Caridi l'ho incontrata perché all'inizio con Angelo Barbagallo ci dicevamo che il film dovesse interpretarlo io, ma così non poteva essere perché era già un film da fare in modo molto rapido, insomma in 4 settimane non ce l'avrei fatta. E ho visto Linda Caridi per sempre per il loro diario e parlando lei mi ha detto ma sì, io trovo questo film meraviglioso, ma penso che io vorrei fare te. E non Ali. Allora, diciamo, questo coraggio che hai avuto verso un dialogo che è durato molto, fino a che io gli ho chiesto, sì, ma tu sei di Milano, come fai a citare il Veneto Molitano? Come fai? È difficile. E gli ho detto, mettiamoci alla prova, vediamoci tra 10 giorni e vediamo cosa si sta tirando fuori. E lei 10 giorni dopo ha portato quel monologo arrabbiato, la studiata contro Andrea, in quel dialetto perfetto molisano. E io le ho insegnato e le ha imparato. E quindi di fronte a un talento così sconfinato non ci poteva che essere risposta positiva. E poi Linda diciamo, avrà una carriera straordinaria e questo è soltanto uno dei tasselli che racconta. Peraltro ha vinto al livello di Nanni Moretti la migliore interpretazione per questo film. E, insomma, ha vinto anche molti premi internazionali sempre con questo film. Se l'è cavata, diciamo. Bene, allora, se non ci sono altre domande, non possiamo che ovviamente ringraziare veramente Carlo Di Tommaso, dando l'appuntamento ovviamente alla cerimonia di premiazione mercoledì sera, ovviamente alle ore 21 precise. Grazie caro, grazie per essere stato con noi. Evviva, ce l'ho fatta. E allora ci vediamo sì, mercoledì. È stato più complicato. Va bene, ma poi ce la ficava sempre. Però ce la siamo qua. A lei. Ciao, ci vediamo. Ci vediamo mercoledì. E via. Ciao.